Ben ritrovati a Pineto Oggi Reporter. In apertura subito un riferimento alla nota trasmissione molto importante, Report di Rai 3, documenti veramente straordinari, dunque adesso nessuno può dire non sapevo. Complimenti alla redazione giornalistica di Sigfrido Rannucci. Ed ora subito entriamo nel nostro approfondimento. Il sottoscritto aveva intervistato pochissimi giorni fa, scusate, pochissimi giorni prima che partisse per Roma, Stefano Puzzer. Vi facciamo riascoltare una breve estrapolazione di quell'intervista dall'edizione straordinaria andata in onda su Pianeta Oggi TV. Sentiamo, vediamo. Allora, abbiamo il piacere di avere qui con noi un grande esempio per l'Italia, per la difesa della democrazia, Stefano Puzzer, dunque l'ultimissima del governo. L'ultimissima del governo è che non ci ha dato alcuna risposta e quindi noi dovremmo fare qualcosa, far sentire sempre più forte la nostra voce. Adesso io martedì ho un'iniziativa da fare che però non la posso rivelare. Lascia solo mia moglie. E come vi dico, però, non sono io il rivoluzionario, io sono un ragazzo come loro, un ragazzo che vuole lavorare senza dover cedere a ricatti. Io, per quanto riguarda la mia persona, io sono vaccinato, ma avrei dovuto lavorare sapendo che certi miei colleghi erano a casa e per 2 anni abbiamo lavorato assieme, fianco a fianco, mettendo a repentaglio l'incolumità delle nostre famiglie e dei nostri figli. E adesso, per costringerli a farsi vaccinare, li costringono a spendere 300 euro al mese per i tamponi. Questo non è giusto, è inaccettabile. Siamo arrivati al punto che per lavorare bisogna spendere soldi, quando che con dei tamponi gratis, per esempio quelli salivari, si poteva benissimo risolvere il problema. Ma la questione è proprio green, scusi. È proprio la questione del Green Pass che non va, perché non è una misura sanitaria. Io capirei fosse una misura sanitaria, ma è solamente una misura economica, quindi questo è inaccettabile. Secondo lei c'è rassegnazione oppure la gente la vede che ha voglia di andare avanti? Io devo dire invece la verità, che la vedo sempre più pronta a lottare per i propri diritti e questa è una gran cosa. Quindi un messaggio che vuole dare agli italiani in questo momento? Martedì tenete gli occhi aperti, le orecchie aperte e vedrete che tutti assieme riusciremo a fare qualcosa di grande. Io la ringrazio tanto a nome delle nostre televisioni, Pineta Oggi TV e Radio Diffusione Europea TV. Buon proseguimento e siamo tutti con lei. Grazie a voi e non molliamo mai. Riprendiamo da studio. Spero di ritrovare nuovamente Stefano Puzzer al più presto e comunque abbiamo visto com'è andata, qualcuno ha preso paura di 2 sedie e un tavolino messo lì in piazza. A questo punto non mi resta che dare la linea subito a Sabrina Ciccotti per 100 giorni da Leone. Noi ci rivediamo al termine. Siamo a Pordenone e incontriamo Riccardo Rocchessi. Buonasera, ciao. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuto, ti facciamo subito il domandone. In questo periodo di pandemia e di emergenza sanitaria, quanto è stato importante l'informazione o la mala informazione che abbiamo ricevuto noi cittadini? Guarda, io una frase che dico spesso anche sul nostro sito diciannosonaleoni.it: durano difendere i cittadini dalla pandemia, stanno difendendo la pandemia dei cittadini. Questo con i mass media, con i giornali, con gli influencer, con i nostri politici, con gli artisti, con i musicisti, con i giornalisti. E chi più ne ha più ne mette. Sono resi conto che c'è uno Stato nello Stato che vive in una narrazione probabilmente tutta loro, perché io credo che se avessimo spento la televisione a marzo 2020 non ci saremmo accorti di questa pandemia. Allora, decisamente state facendo un grande lavoro con 100 giorni da Leoni, vi seguo e so che avete sempre tantissimi ospiti. Puoi raccontarci quali sono i prossimi progetti?
Abbiamo dei progetti molto interessanti, stiamo provando a prendere una frequenza radio in onde medie per avere un po' di diffusione, perché non sappiamo come andrà a finire con internet, che c'è la possibilità che, io credo di no, però che ci possano chiudere qualche canale, e quindi avere comunque un backup a livello di onde medie potrebbe essere molto interessante. Stiamo creando una piattaforma per connettere i cittadini, per fare in modo di creare una specie di banco del mutuo soccorso tra cittadini, quindi chi perde lavoro, chi decide di non sottostare al Green Pass, troviamo una soluzione. Questo è un progetto molto interessante, però ci vorrà un po' di mesi per realizzarlo, e stiamo soprattutto anche realizzando una piccola casa editrice, qui pubblicheremo delle riviste cartacee, e anche quelle non possono essere censurate. Perfetto, allora vi auguriamo buon lavoro, e ti chiedo, oggi qui a Pordenone, a questa manifestazione, mai visto quanti giovani, quanti universitari, quanta forza e energia hanno messo alla tutta la manifestazione, e ci hanno dato una forza incredibile. Cosa dici di tutti sti giovani? È una meraviglia vederli finalmente in piazza. Io ho iniziato il mio discorso stasera parlando proprio dei giovani che vanno a manifestare in piazza per Greta Thunberg, per il cambiamento climatico. Mi dispiace per loro, vorrei vederli in queste piazze a manifestare per i loro diritti. Ma sono molto contento, c'è stata una grandissima risposta universitaria. Grazie a Riccardo Rocchesso, auguriamo buon lavoro a lui e a 100 giorni da Leoni, e per questa edizione speciale di Pianeta Report è tutto. Elina che passa allo studio, buonasera e grazie. Ciao a tutti, grazie mille, ciao Leoni. Bene, riprendiamo da studio, termina qui Pineta Oggi Report. Abbiamo visto in apertura l'intervista a Stefano Puzzer, un grande esempio che ci sta dando per la tutela, per la difesa della nostra democrazia. Non si tratta più di vaccino sì, vaccino no, gli obiettivi sono ben altri e dobbiamo stare molto molto attenti. Dunque, poi ringrazio Sabina Cicotti che ha curato l'intervista con Riccardo Rocchesso di 100 giorni da Leone. È tutto, grazie per la vostra cortese attenzione, vi lascio ora al proseguo dei programmi regionali.